Diciamo Ambiente è una società pubblica che si occupa dei servizi integrati di igiene urbana, quindi raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. Per una popolazione servita di circa 650.000 abitanti, distribuiti su 4 province, la provincia di Monza e Brianza, Milano, Lodi e Pavia. Negli anni abbiamo sviluppato molto i temi della differenziazione, della raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta. Abbiamo iniziato il percorso con la mobilità elettrica già 15 anni fa, più che altro esperimenti di veicoli elettrici, però ci hanno permesso di incominciare ad avere una certa sensibilità sul tema, coglierne le particolarità e i pregi, convincerci sempre di più che per i servizi di igiene urbana possano rappresentare una soluzione ottimale sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista anche del servizio. Abbiamo innanzitutto provato il compattatore elettrico di Renault Trax. Il funzionamento del veicolo è stato regolare, le prestazioni in termini di autonomia, di capacità di compattazione dei rifiuti sono stati al pari dei veicoli tradizionali a gasolio. Vi è stato sicuramente anche un feedback estremamente positivo dagli autisti, piacevolmente sorpresi dalle prestazioni, dalla gradevolezza di guida, dall'assenza di rumorosità e vibrazioni. Abbiamo svolto questa sperimentazione al termine della quale abbiamo deciso di procedere con l'acquisto del mezzo elettrico. L'azienda ha messo a disposizione questo mezzo totalmente elettrico, si guida bene, ha un gran bel motore, una bella ripresa, si lavora bene. Questi mezzi che l'ho guidato posso dire che solo cose positive. Questo è un nuovo mezzo elettrico che stiamo usando da qualche giorno. Io mi trovo benissimo a stare sulla pedana di questo mezzo, è molto silenzioso. Nella guida è molto fluido, quindi non ci sono strappi, quindi sono molto comodo a stare anche comunque appeso dietro. È molto silenzioso ovviamente, quindi non te ne accorgi quasi se è acceso o spento. Quindi anche per i cittadini che comunque la mattina ci sentono lavorare, ci vedono lavorare, si accorgono che comunque non diamo fastidio anche nelle prime ore del mattino. Il tema della sostenibilità ambientale negli anni l'abbiamo anche declinato con installazione di pannelli di impianti fotovoltaici. Questo è il primo, è un impianto ormai in funzione da oltre 15 anni. Questa è un po' la nostra strategia, accompagnare l'introduzione di veicoli elettrici sui mezzi di servizio con l'installazione sugli edifici di nostra proprietà di impianti fotovoltaici per in qualche modo chiudere il cerchio, produrre energia solare a zero emissioni nel punto stesso in cui ricarichiamo i veicoli elettrici presenti o futuri nella nostra flotta.